Tutto pronto a Sapri per i festeggiamenti in onore di San Vito, patrono della città del Golfo di Policastro. E anche quest'anno, come sempre, i fedeli vivono la ricorrenza con grande devozione religiosa per il santo, tant'è che la popolazione si prepara all'evento già all'inizio del mese di giugno. Il prossimo appuntamento è per questo martedì 14 con il raduno presso la Cappella delle Suore di Sant'Antonio e la processione verso la Chiesa Madre per l'apertura della Porta Santa, con la recita dei primi vespri nella solennità di San Vito, seguiti dalla Santa Messa e dalla Novena. Mercoledì 15 giugno la giornata inizierà con le celebrazioni eucaristiche delle 7.30, 10 e 11.30 e a mezzogiorno la consueta benaugurante benedizione delle auto che si terrà in piazza Plebiscito. Nel pomeriggio alle 18 la processione per le vie della città e al rientro la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Antonio De Luca. A conclusione poi ci sarà la benedizione delle spighe di grano in ricordo dell'evento prodigioso operato a favore del popolo saprese dal santo patrono. Il programma civile invece prevede il concerto dell'orchestra Talamini, città di Sapri, a partire dalle 8.30 per le strade del paese e il gran concerto della città di Conversano, che si esibirà alle 11 in Villa Comunale e alle 22 in Piazza Plebiscito. Il 16 giugno Enzo Gragnaniello e Tonio Esposito in concerto live e il 22 giugno l'ottava di San Vito con la celebrazione eucaristica conclusiva.